Mi chiamo Claudia, ho 22 anni e studio ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Io mi chiamo Mattia, anch'io 22 anni, anch'io ingegneria gestionale. Mi chiamo Andrea Valgoio, ho 22 anni e studio Management Engineering qua al Politecnico. Mi chiamo Michele Pierangeli, ho 21 anni e sono al Politecnico di Milano, ingegneria gestionale, a luglio dovrei laurearmi se tutto va bene. Mi chiamo Matteo, 22 anni. Sono tra il primo e il secondo anno di magistrale in elettronica e progettazione di sistemi. Sono interessata a questo tipo di argomenti perché mi piacerebbe intraprendere anche magari dopo una prima carriera in azienda una carriera tutta mia imprenditoriale. Quindi l'idea di fare imprenditoria partendo da un'idea e non per forza da capitale, che poi però perito, è molto interessante. Cose particolari e molto interessanti sono relative in questa lezione al non dover assumere nel primo periodo di incubazione di una startup e cercare di fare tutto il possibile da soli finché è possibile farlo, in modo tale da non aumentare troppo la complessità, e poi l'attenzione che si deve dare al focus, all'intensità e al sacrificio che c'è dietro una startup. Sul team il consiglio try not to hire, l'equity vesting agreement, che è un accordo di cui non ero assolutamente a conoscenza, dividere comunque l'equity all'interno dei primi 10 impiegati. Come il team viene formato e a quanta enfasi si deve dare alla scelta delle persone con cui fondare la startup. Come assumere, che pensavo fosse una cosa non di questa importanza. Il vademecum per cavarsela nell'eventualità in cui si decida di fondare una startup. Speriamo di far uscire qualche idea, possibilmente nel mondo del food, perché piace tantissimo. Con la mia famiglia ho una startup e lavoro con loro. Ci sto lavorando.